Ben ritrovati su Teletrading, io sono Stefano Pisano di Trendy.biz. Ecco, oggi parliamo del Forex, in particolare analizziamo il cross dollaro-yen. Ecco, facciamo un aggiornamento di quello che era il video registrato il 7 luglio, in cui vi avevamo prospettato un'interessante operazione di trading sul cross dollaro yen. Ecco, aggiorniamo questa posizione e vediamo di analizzare velocemente quella che è la situazione attuale. Dunque, riepilogando la posizione del 7 luglio, ecco, vi avevamo prospettato questa operazione, uno short in area 122 con chiusura 115. Quali strumenti avevamo utilizzato per intraprendere questa operazione? Allora, l'analisi tecnica classica, quindi trend line, una banalissima trend line di medio periodo, un livello statico di supporto, l'area 122 precedentemente resistenza, quindi vedete violata e poi supporto chiave, alla cui violazione, al cui breakout è seguita questa operazione di short. Quali altri strumenti avevamo utilizzato? L'analisi ciclica, vedete la proiezione che vi avevamo mostrato già in anticipo rispetto al breakout indicava il ribasso. E infine le posizioni delle mani forti, che come potete vedere erano già estremamente long sullo yen già prima di questo fortissimo movimento. Questo che vi mostro è il Trendy COT, quindi il modello nostro di Trendy.biz elaborato sul COT, che mostra appunto le posizioni delle mani forti su qualsiasi commodities, in questo caso il cross dollaro yen. Ecco, questa è un'operazione di trading che in poco più di un mese ha fruttato circa il 6%, che è tantissimo per una valuta, perché pensate che sulle valute si può tranquillamente operare anche con leva 100, il che vuol dire ottenere performance di circa il 600% in poco più di un mese. Ecco, vediamo la situazione attuale. La situazione attuale, come potete vedere, come al solito simboli sono appunto resistenza in blu, supporto in rosso. Principali aree di supporto attuali, cosa abbiamo? Abbiamo l'area 115, sotto l'area 114 e poi il minimo chiave di metà agosto in area 111,5-112. Questo per quanto riguarda i supporti. Le aree di resistenza abbiamo l'area 117 e successivamente l'area 122, quell'area chiave di resistenza violata con questo falso segnale. Vedete, questo è stato un chiarissimo falso segnale di falso nuovo massimo e successivo fortissimo movimento ribassista. Ecco, se siete interessati ai segnali sulle valute, potete consultare la nostra rubrica Forex, in cui verranno suggerite operazioni di trading sulle valute di breve periodo, non solo sull'euro-dollaro, che è il cross principale che tratteremo, ma anche sulle principali asset che appunto mostreranno le opportunità di trading più interessanti. Ecco, con oggi è tutto, io vi saluto e ci vediamo domani. Grazie e arrivederci.